Ciao ragazzi, siamo tornati a Mai Dire Dieta. Tante ricette, tanta nutrizione e tante istruzioni per imparare che cosa vuol dire mangiare sano e che cosa fanno questi nutrimenti a livello genomica. Si chiama nutrigenomica, che aiuta le nostre cellule a vivere meglio attraverso quelle che mangiamo. E per fare questo viaggio c'è un amico in studio oggi che si chiama Gaudenzio Calabrese. Ciao Gaudenzio. Ciao, buongiorno. Ciao Jill, ciao a tutti. È sempre bello stare con te perché noi stiamo facendo un viaggio un po' diverso di un classico, diciamo, programma della cucina, perché non sono solo ricette, è un pizzico di più. Tu che cosa hai capito che voglio ottenere con questo Mai Dire Dieta? Dare un input in più agli amici che ci seguono sull'alimentazione, quindi iniziare un po' ad un percorso di educazione alimentare. Esatto, Jill. Esatto, educazione che tra l'altro, ragazzi, sarà un'educazione anche per i nostri bambini. Noi, quello che facciamo a casa viene assorbito nei nostri bambini, anche quando parlo di movimento. Cioè, se tuo bambino ti vede fare allenamento anche virtuale, anche qui su Energy, quando ci sono allenamento, lui lo assorbe e di conseguenza magari in un altro momento della sua vita diventerà sportivo. Ma poi parliamo della tavola. Allora, la tavola, tutti noi siamo legati ai nostri ricordi, tutti noi siamo legati ai nostri nonni, nostre mamme, momenti di convivialità, giusto? Allora, la ricetta di oggi è proprio dedicata a questo momento. Allora, Gaudenzio, secondo te, onestamente, in livello mondiale, secondo me anche in Giappone lo fanno, non so come, ma lo faranno. Sì. Qual è, diciamo, il comfort food, uno secondo, non è un dolce, più appagante sulla pianeta Terra? Lo dico, lo dici, lo dico. Lo dici tu, lanci la ricetta, dai. Le polpette, ragazzi, non c'è una persona che non abbia mangiato le polpette o non le abbia fatte a casa domenica, mamma, nonna, tutti insieme si fanno le polpette. Hanno fatto un cartone animato chiamato Piovendo sì. Polpette e io ero d'accordo. Io ero d'accordo, però a parte scherzi, allora, noi al Mai Dire Dieta siamo qua per fare le polpette, ma polpette speciali, sì. Polpette che ti possono aiutare a stare in riga alla tavola, mangiando tutti insieme e neanche farti sgamare dai vostri figli, perché loro non si rendono conto che stanno mangiando qualcosa di sano, perché è molto saporito. Andiamo a scoprire insieme gli ingredienti di questa ricetta insieme. Ci servirà un petto di pollo, 4-5 zucchine, io preferisco quelle romane, però potete anche utilizzare quelle classiche, i pelati, l'aglio, peperoncino, sale QB, quanto basta, pan grattato, magari integrale se fosse possibile, un uovo e degli aromi e l'aglio. Allora, ci siamo pronti per fare. Allora, partiamo dal sugo, ok? Perché le polpette sono al sugo, perché senza il sugo non è una polpetta. Allora, cominciamo a preparare. Mi puoi accendere il mio fuoco? Sì. Oh, sì. Prepariamo sempre un soffritto con olio evo, extravergine, italiano. E anche lì, ragazzi, se possiamo, quando andiamo a ordinare o cercare l'olio nel supermercato, provate di prendere quello che è 100% italiano, ok? Non quelli con oli misti, perché vogliamo sempre parlare della massima qualità possibile. E poi cominciamo a preparare proprio il nostro sugo. Così, mentre il sugo si sta insaporendo e si sta preparando, possiamo passare alla fase 2, che è preparare le polpette stesse. Guarda, io ti chiedo un aiuto. Vai, a te. Sì, assolutamente. Mi vado a asciugare la mano perché la mano si è sporcata e andiamo a proseguire con la preparazione delle nostre, diciamo, impasto, le zucchine. Partiamo da con le zucchine. Io di solito li frullo separatamente, ok? Prima le zucchine, li tolgo dall'impastatrice e poi faccio passare il pollo, perché altrimenti rischi che diventa un po' troppo cremosa, ok? Poi abbiamo un robot molto intelligente che ci aiuta a fare tutto quello che ci serve. Eccoci qua. E va. E lui comincia a sminuzzare. Io, per portarci avanti, io ho già preparato il pollo, il petto di pollo non hai bisogno di comprarlo già tritato, lo puoi fare tranquillamente con il vostro robot, ok, che sminuzza tutto il necessario per poi creare l'impasto. Una volta che ho, diciamo, preparato le zucchine e aggiungo alla mia robot anche l'impasto, aggiungo il petto di pollo. Mi passi l'uovo, per favore?
un uovo, ok? Poi magari se volete mettere anche un po' di parmigiano, pan grattato. E come avete capito, noi quando parliamo di dosaggi qui è sempre QB. È sempre QB, anche per quanto riguarda il sale, ovviamente se noi siamo abituati a una sapidità un pochino più bassa, quindi lo aggiungiamo a seconda del gusto, come il peperoncino e come gli altri aromi che possiamo inserire nelle polpette, vero? Assolutamente, perché ragazzi, mai dire dieta è semplicemente dedicato a rendere fattibile, facile, cioè non deve essere cose di concentrarmi e dosare e cercare di fare la perfezione, perché se io sono sempre concentrata non è realistico, ok? Non è realistico. Quando siamo mamme, quando siamo donne di affari, ma anche single, tu torni a casa alla fine della giornata stanco, hai fatto 3.000 cose durante l'arco della giornata, non leggi una ricetta. No, non abbiamo il tempo, no. Soprattutto le mamme che ci seguono non hanno il tempo di mettersi lì a leggere una ricetta soprattutto lunga o complicata, ed ecco che invece questa ricetta può andare incontro ai tempi stretti, perché il sugo si fa tranquillamente da solo, è abbastanza veloce, e l'impasto, come abbiamo visto, è molto 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 veloce. È molto veloce, infatti a me piace le cose, allora lasciamo che la nostra impastatrice lavora, ma più o meno tu arriverai a un pasto così, un impasto che è la giusta consistenza per formare le polpette, che noi sappiamo tutti quanti che la polpetta deve avere una consistenza che mantiene la sua forma nel sugo, ok? Così è importante di trovare quella giusta consistenza tra pan grattato, uova e impasto per avere quella consistenza giusta. Faremo ovviamente delle palline, bello tranquilli, e la appoggiamo molto delicatamente dentro il sugo, ok? Io sono, perché essendo un po' più friabili di carne di bovino, è importante di spostarli con estreme cautele, così si mantengono la loro forma dentro il sugo. Tu perché ti piacciono le polpette? Allora, le polpette mi riportano indietro nel tempo, è inevitabile, riportano indietro alle tavolate con la nonna, con tutti i familiari, le tavolate della domenica, quelle di quando ti alzi la mattina presto e già senti l'odore del sugo che invade casa, e quello è qualche cosa che ognuno di noi ha nella mente, per cui queste sono delle ricette che ci riportano lontano nel tempo, sono meravigliose. Infatti, cioè, questo è quello che io chiamo cibo consolatore. Il cibo consolatore è comfort food, quello che ci appaga l'anima, però la cosa bella di mai dire diete sono cibo che è molto gustoso, però non ti fa ingrassare. Ma mentre noi prepariamo queste polpette al sugo, andiamo a scoprire insieme gli star di questa puntata. Petto di pollo. La carne bianca di pollo è magra, contiene pochi grassi, un ridotto contenuto in colesterolo, è priva di carboidrati e ricca di sostanze nutritive essenziali. Molte proteine nobili, calorie, vitamine e minerali come zinco, rame e ferro. Potenzia la massa muscolare e rafforza le ossa e le mantiene sane. E antistress. Il pollo contiene vitamina B5 e triptofano, due nutrienti in grado di ridurre naturalmente lo stress. La vitamina B5 aiuta a sostenere le ghiandole surrenali e in particolare il triptofano è un amminoacido che ha il grande potere di rilassarci e renderci felici, assicurandoci anche una buona qualità del sonno. Tutto questo perché aumenta i livelli di serotonina nel cervello e migliora l'umore. È ricco di magnesio. Il magnesio è un minerale essenziale per la nostra alimentazione che contribuisce a mantenerci in salute, svolgendo oltre 300 reazioni biochimiche nel corpo. Zucchine. Regolarità del transito intestinale, funzionalità del sistema digerente. Viene importata in Europa intorno al 1500 dopo la scoperta dell'America. L'Italia è sempre stata una grande produttrice di zucchine e qualche anno fa è entrata anche nel Guinness dei primati per la zucchina più grande del mondo, raccolta in provincia di Ferrara. La zucchina da Guinness era lunga ben 2 metri. Allora, nel 2013, il nuovo Guinness dei primati è stato registrato a Giacalone, in provincia di Palermo, dove è stato raccolto una zucchina lunga 2 metri e 10 centimetri. Le zucchine sono tra gli ortaggi a minor contenuto calorico. 100 grammi di zucchine crude, infatti, apportano al nostro organismo soltanto 11 calorie.
non contengono né grassi saturi né colesterolo. La loro buccia è una buona fonte di fibre, utile al corretto funzionamento dell'intestino. Uova. La loro principale qualità è, infatti, il contenuto di proteine nobili di alto valore biologico, complete cioè degli amminoacidi essenziali che vengono impiegati dal nostro corpo per il mantenimento e la costruzione delle strutture cellulari. E per quanto riguarda il colesterolo? L'uova ne è di certo ricco, ma le lecitine contenute nel tuorlo favoriscono l'attività dell'HDL, cioè del colesterolo buono. Bisogna anche considerare che il colesterolo che si misura nel sangue non è direttamente connesso a quello che si trova negli alimenti come le uova, ma viene formato anche dal fegato, a partire anche dalle zuccheri e cereali raffinati. Il pomodoro, originario dell'America centrale. L'identikit nutrizionale del pomodoro si profila perfettamente alle necessità del consumatore del terzo millennio. Infatti, è povero di calorie, solo 17 per 100 grammi, adattandosi perciò alle moderne diete ipocaloriche. È ricco di minerali come ferro, zinco, selenio, fosforo e calcio, di vitamine come quelle del gruppo B, C, D e soprattutto E. Diuretico, digestivo e soprattutto gustoso e molto versatile. Per le sue proprietà medicamentose, il pomodoro è consigliato ai costipati, essendo un buon stimolatore intestinale, ai diabetici per la povertà in zuccheri, agli ipertesi per la scarsa quantità di sale e a chi è in sovrappeso. È utile a tutti coloro che non vogliono trascurare la propria salute. Il cibo è sempre nutritivo per il corpo, la cosa importante è scegliere bene, magari organico se possibile, ok? E poi alla fine gustarlo, perché se io mangio bene avrò meno fame durante l'arco della giornata, vero? Certo, anche perché durante l'arco della giornata, con tutte le attività che noi abbiamo da svolgere, sicuramente arrivati a un certo punto della giornata la fame si fa sentire e quindi il primo pensiero è quello di andare sul comfort, quello più semplice, magari sono le cose che ci fanno invece stare meno bene. Eccoci qua. Allora, loro si stanno cuocendo nel loro sugo, ma nel frattempo vi facciamo vedere le nostre polpette nella versione finite. Oh, eccoci qua. Le polpette di petto di pollo con zucchine al sugo rosso. E spero che la potete vedere, che secondo me ingannerebbero anche i figli. Tutti. Tutti ingannerebbero. È quello che stiamo provando, di aiutarvi ragazzi a vivere qui a Mai Dire Dieta. Vuol dire essere rilassati alla tavola, godere la tavola, godere il movimento, godere il nutrimento, perché abbiamo una macchina che è il nostro corpo, che ci deve accompagnare per tutta la vita. E ti posso garantire, se tu tratti bene quella macchina ti farà vivere bene per tutta la vita e con tanta vitalità. Ringrazio sempre Gaudenzio Calabrese per stare qua con me, grazie, nella cucina, Gil, di Mai Dire Dieta. E voi non cambiate canale, perché qui su Energil siamo sempre alla ricerca di novità, allenamenti, consigli e anche tante tante ricette gustose. Baci.